Il San Buceto vuole riscattarsi dopo la sconfitta di Giulianova, ma sulla sua strada trova un Casalbordino rivitalizzato dal mercato, ma soprattutto dalla cura di mister Di Simone. Partono bene i giallorossi, che prestano alto la formazione di Ronci, tuttavia sono i viola a rendersi pericolosi all'undicesimo direttamente da calcio d'angolo. Pellecchi alla sua conclusione centra direttamente il palo. Risponde il Casalbordino al minuto 19, traversone dalla destra di Ciafardini per Grantis, che agguanta e scarica in porta. Dedeo con un super intervento si rifugia in calcio d'angolo. Si vede il cinghio di Taranto, Ranieri, poco dopo la mezz'ora ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è centrale. Anche Della Penna vuole imitare il centravanti viola, il suo tiro si spegne però debole tra le braccia di Dedeo. Un primo tempo non proprio esaltante si chiude qui con le immagini montate da Maria Calannante. Passiamo alla ripresa, sesto minuto, combinazione Ranieri, Micciche, Pellecchia, conclusione deviata in angolo da un difensore. Intorno al decimo minuto la svolta della gara, prima il Casalbordino che si divora il vantaggio, Ciafardini serve per Grandis che solo davanti a Dedeo sbaglia il tap-in vincente. Capovolgimento di fronte e Campanella trattiene Micciche lanciato a rete. Marchetti della sezione dell'Aquila non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Alla mezz'ora il subentrato Grubesic supera Dedeo in uscita e mette al centro un traversone per Grandis, che per ben due volte fallisce il possibile vantaggio. Si accende il San Buceto dopo 60 secondi con Ranieri servito da Micciche, ma Lalic non si fa sorprendere. Al 41esimo arriva il gol del vantaggio del San Buceto, la conclusione di Caro trova Pellecchia che supera il portiere ospite, ma vanifica tutto l'assistente di Marchetti che alza la bandierina. Il San Buceto ha un'occasione ghiotta al 41esimo. Della Penna viene espulso per questo intervento su un avversario, doppio cartellino giallo da parte del direttore di gara, vibranti le proteste del Casalbordino, ma l'arbitro è irremovibile. Nonostante la doppia superiorità numerica, il San Buceto fa fatica, l'unica conclusione in porta, l'ultima è di Micciche, la sua conclusione però si perde lontano dall'incrocio dei pali. Finisce così 0-0 con gli ospiti ancora in silenzio stampa, ma comunque molto adirati per la direzione di gara. Mister Donato Ronci, c'era voglia di rivalse, si è vista, la sua squadra voleva giocare per vincere, ma forse quella voglia vi ha penalizzati, soprattutto negli ultimi 16 metri c'è stata un po' troppa confusione oggi. Più che confusione, volevamo vincere questa partita a tutti i costi, ma non era semplice. Sappiamo che il Casalbordino non è più la squadra di inizio stagione, sappiamo che hanno preso 15 giocatori. Tutti di categoria, quindi sapevamo della difficoltà della partita. Noi abbiamo vissuto una settimana un po' particolare perché lo schiaffo di Giulianova è stato tremendo, quindi è stata una settimana un po' particolare. E sotto il punto di vista dell'atteggiamento credo che sia stata l'unica partita che questi ragazzi hanno sbagliato, perché a livello di atteggiamento ci siamo sempre stati. Oggi non era facile giocare perché quello schiaffo è stato uno schiaffo pesante, c'era nervosismo, tensione, questa è una cosa che non ci deve essere. Tutti i ragazzi giocare tranquilli e sereni, perché può capitare di prendere uno schiaffo, però bisogna sempre andare avanti e rialzarsi.